Buongiorno ragazzi, episodio 117, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ore 18:16, settimana finita, quindi oggi metto all'inizio la frase che di solito con cui di solito chiudo, ovvero votate questo podcast perché ormai l'ultimo voto risale a fine agosto, quindi è veramente settembre, ottobre, novembre, siamo a 3 mesi. È quasi ora di arrivare a 12 recensioni, quindi vai, se state ascoltando questo, se avete ascoltato tutti gli episodi precedenti o alcuni, fatelo, così vi togliete il pensiero e già come è contento il podcast cresce, quindi prendo un po' più di inerzia, dato che questo periodo di down sta avendo ripercussioni sulla qualità del podcast. E oggi parliamo proprio di questo, quindi parliamo di quanto cavolo conti essere affamati, essere motivati, come diceva Steve Jobs, stay hungry, stay birth, mi pare dicesse, o forse un'altra cosa. In pratica, quando arriva dicembre, forse lo dicevo anche nel dicembre della stagione scorsa, quando si arriva a questo mese che si inizia proprio a lavorare col coltello fra i denti alla morte, ogni minuto di corsa, fare, non fare, 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 tutto sempre proprio fino all'ultimo secondo, è una cosa che ti drena un sacco di energie e questo è un problema. Secondo, è una cosa che a fine giornata tu sei proprio soddisfatto, guardi il magazzino vuoto perché hai spedito tutta la merce che è arrivata, o guardi il contatore degli ordini, lo vedi a zero perché li hai evasi tutti e dici adesso proprio vado a casa, sono contento e non me ne frega niente di nessuno. E questo pone un problema, ovvero che se una persona è stanca e appagata, basta, non ha bisogno di altro, ma è giusto che sia così, perché alla fine è soddisfatta, ha dato, è come dopo un'attività fisica intensa, no? Tu hai fatto una cosa che magari supera anche le tue aspettative, quindi dici wow, proprio adesso me la godo, sì, e quindi sei là che non hai più voglia di fare niente in sostanza. Questa è un po' la mia situazione, che è leggermente diversa rispetto al dicembre scorso, in quanto il dicembre scorso, registrando la mattina, io potevo permettermi di essere ancora affamato. Quindi dicevo, inizio la giornata, mi mangio il podcast e poi vado a lavoro e spacco tutto. Mentre sto dicembre andrà così, ovvero andrà che Giacomo si dilanierà al lavoro e la sera il podcast avrà un'impronta un po' più british, quindi un po' più spenta, un po' più classica. Perché? Perché è così, perché onestamente sono, cioè non mi viene neanche la voglia di dire lo faccio, perché sia perché è fuori dalla routine, perché la sera non lo faccio mai, quindi proprio devo impegnarmi mentalmente a dire fallo Giacomo, sia perché non ho nessuna voglia onestamente. Ho sempre detto che registrarlo non mi richiede energie, non mi richiede sforzo, gli argomenti, le parole vengono fuori abbastanza da sé, e invece questo non è proprio il caso, quindi onore a chi fa qualcosa oltre al proprio lavoro, avendo un lavoro che già gli dà soddisfazione. Ma non so onestamente appunto quante persone siano, perché per quanto tu possa avere una visione figata del tuo futuro, comunque se è un lavoro che ti appaga, è una vita che ti piace, basta, alla fine è tutto quello che ti serve, ma è giusto appunto così, non devi andare per forza a romperti i coglioni, a trovarti problemi e rogne. Quindi è un po' questo quello che volevo esporvi. Magari voi mi direte, no guarda, io la vedo così, lo vedo colà, secondo me è diverso, però appunto fatemelo sapere via mail, perché è interessante sapere diversi punti di vista. Ed è ugualmente incredibile come la persona si prostituisca per degli spiccioli, e mi riferisco a me e mi riferisco agli straordinari. Cioè non è che vado a pensare, per 10 euro non mi sporco le mani, sto a casa, mi riposo. No, ma in realtà è un po' più complessa la cosa, perché ci sono in ballo sia una questione di gruppo lavorativo, quindi se lo fanno tutti, non andare mi darebbe noia, e comunque anche perché appunto sono degli accordi verbali che si hanno col datore di lavoro già all'inizio, quindi
ok, si fanno, però appunto si fanno anche quasi contenti, no? Di dire, così mi tiro su qualche soldo in più, ma ti tiri su qualche soldo in più, ti privi della possibilità di farne una sbrancata, una svalangata, perché baratti il tuo tempo per veramente degli spiccioli. E questa è una cosa che mi fa arrabbiare, ma così tanto, dell'essere soddisfatto di appunto di guadagnare pochissimo, che boh. Quindi la riflessione che viene spontanea è la seguente, ovvero se abbiamo una giornata che ci soddisfa o una vita che ci soddisfa, perché romperci andando a cercare qualcos'altro solo perché vediamo su Facebook o su Instagram che la gente sta meglio? Che poi quello che vediamo su Facebook e su Instagram chiaramente non corrisponde alla realtà, ma corrisponde a quello che la gente vuole farci vedere per ostentare felicità o per provare a venderci qualcosa. Quindi bisogna un po' capire che, vabbè, bene per voi, tra l'altro, non è che la felicità degli altri sia renda meno felicità la nostra felicità. Quindi bisogna, appunto, quello che punto a fare anch'io è cercare di dire, ok, mi godo quello che ho comunque, anche se vedo gente su Instagram che viaggia in aereo perché ha scoperto il nuovo sito di affiliazioni, dico, vabbè, beato te, io mi tengo la mia vita. Quindi ragazzi, buona settimana, ciao, buon fine settimana, e ci sentiamo lunedì. E ricordatevi che questa sera, importantissimo, birra, perché venerdì sera si festeggia con una birra, l'appagamento si festeggia così a casa mia, quindi ve lo consiglio. E o prima o dopo la birra, se, o durante anche, potete votare questo podcast. Buona serata ragazzi, buon weekend.